è a prova di prova televisiva, perché poi lui può dire, ma no, ma io... sai, non l'ho fatto apposta, in realtà l'ho fatto apposta, però vabbè. Ma abbiamo fatto vedere che i nostri spettatori dicono, ma cosa è successo? È anche difficile avere la prova televisiva se comunque non è un replay, insomma. No, beh, a parte che, dai, quella è un'altra camera che inquadra, non è la camera che è andata in onda, e lo puoi far vedere, perché sai che una regia compone, non so, di 14 camere, Scarpini lo sa meglio di me, visto che si occupa anche di questo, sono 13-14, non ricordo quante camere, poi il derby ne ha di più, perché c'è la spider cam, poi c'è, era fatto in 3D, quindi sono una serie, ci sono le immagini. Non ce le hanno fatte vedere, però Tu le monti in tempo reale, mandi in onda quello che vuoi e poi le altre camere le mantieni, non è che non le mantieni. Sta arrivando il numero di camere da parte di Scarpini, no, non sono il numero di camere. Attenzione, è arrivata l'offerta. Sì? L'offerta. Udite, udite. Tommaso Zanotti da Paris Saint-Germain Channel, 37 milioni. Di noccioline, no, di noccioline. Sì, quelli che erano nel vaso di Raffaella Carrà. No, l'offerta che rischia di far saltare il banco e spinge Carlitos Tevez al Paris Saint-Germain l'avrebbe fatta Leonardo, 37 milioni al Manchester City. 29 cash immediati più 8 di bonus. Resta ora da capire se la Pash accetti la destinazione parigina. Chissà che non serva una cena o un pranzo come già c'è stato con primo secondo e Tommaso contorno primo secondo e contorno per convincere Tevez e il suo procuratore ad andare da quella parte, primo secondo e contorno o dolce, un bel dolcino che magari insomma ti convince a scegliere una squadra piuttosto che un'altra. Però 37 milioni è difficile dire a Manchester City, no, guarda, io preferisco, anche perché non è che gli offriranno meno d'ingaggio di quello che gli può offrire il Milan. Certamente ringraziamo comunque la nostra redazione sempre attenta, no, nel confezionare questo. Tra poco avremo in collegamento telefonico la seconda, di fatto, telefonata della giornata di oggi. Ci sarà Danilo da Roma che manda un pensiero molto affettuoso a una persona che non è potuta esserci al derby, un giocatore che ne ha decisi tanti anche. Certo. Di derby, mentre aspettiamo di averlo appunto in collegamento telefonico, continuiamo magari con un po' di mail. Civeriati Sant'Agatese dice perché, ce l'hanno chiesto in tanti tra l'altro, perché Giulio aveva la maglietta bianca. Io credo, vi dico la verità, che fosse un fatto estetico, secondo me è bellissima la maglietta bianca messa al portiere, ma va detto che Giulio aveva la maglietta bianca in tutto il triplete, tranne che nella partita con il Siena, perché non poteva ovviamente metterla per questioni cromatiche. Quindi può anche essere che il derby, quello in cui per il rigore a Ronaldinho, aveva una maglietta bianca. Può essere che sia, non credo che sia scaramantico Giulio, per come lo conosciamo noi, non credo, però può essere che sia una scelta legata a quello. Sicuramente quando lo incontreremo chiederemo. Cara Inter Channel, ci risponderà no, perché è carina. Finisce così. Tra l'altro ci starebbe anche come risposta, perché è una gran bella maglietta. Io ci ho proprio pensato di farmi quella bella maglietta di Giulio Cesare, quindi ho detto bianca con Danilo, anzi da Danilo iniziamo chiedendo, ma Danilo, a te piace la maglietta di Giulio Cesare bianca? Ciao. Salve. È spettacolare, come tutte le maglie dell'Inter, d'altronde. Ah beh, certo, giustamente. No, però quella lì in particolare al portiere aveva un non so che, forse perché la banda obliqua addosso a un portiere non si è quasi mai vista, quindi stava proprio bene. Mi ha sorpreso infatti, perché una maglia bianca così per il portiere è un po' insolita, diciamo. Poi tra l'altro mi piace far notare che al di là delle due parate di Giulio, però sono state due parate quasi da calcetto a 5, no? Tiri rasoterra centrali, deviazioni di piede, le due parate lui è uscito quasi con la maglietta pulita. Sì. Perché insomma, a leggere i giornali sembrerebbe che abbiamo affrontato il Real Madrid di Valdano, invece poi alla fine tiri in porta, non è che ce ne siano stati tanti. Due parate, dai. Eh? Fatto solo due semplici parate, non si è voluto rovinare la sua maglia. Beh, una bella maglietta, è brutto sporcarla, non sarebbe neanche carino. Tommaso, come hai vissuto il derby? Diciamo che il primo tempo non l'ho visto per un po' di paura, diciamo. Ah, sì? Sì, io il derby lo vivo un po' troppo, diciamo che sono molto nervoso quando c'è il derby. Io come ti capisco, caro Danilo, tendo sempre un po', come dire, impazzisce a diventare intimo nel momento dei derby, mi chiudo in un angolino, mi abbraccio alla televisione al fianco a Scarpini, non è più una stampa. Non è più
Io a casa avevo mia madre che stava guardando il derby, la vedevo molto nervosa, ha fatto bene, allora dai, vengo pure io, così siamo in due nervosi. Senti, tu ci mandi ovviamente una foto di Massimo Mauro con la maglia della Juve, dice ecco perché lui ha così ha pronosticato un 4-1, un 0-0. Insomma, io non vorrei che poi diventasse un telespettatore di Interchannel versus Massimo Mauro, però bisogna dire che insomma è strano che non pronostichi mai una vittoria dell'Inter, insomma, poca fiducia in questi ragazzi sicuramente. Detto questo, caro Danilo, non so se tu usi Twitter? Sono su Twitter, però lo uso poco. Sì. Sai che nella redazione di Sky, che come tu puoi immaginare è un loft abbastanza ampio, che è composta da tantissimi redattori, hanno fatto una cosa che si chiama prono tweet. In buona sostanza era il pronostico del derby dei redattori. Tutti pronosticavano il derby, dicevano vince il Milan, vince. Il problema è che era vince il Milan, pareggiano, vince il Milan, pareggiano, vince il Milan, vince il Milan, vince il Milan, vince il Milan, pareggiano, vince il Milan, vince il Milan, pareggiano. Un'intera redazione, nessuno che abbia pronosticato la vittoria dell'Inter. Secondo te è scarsa fiducia? Ma forse troppa sufficienza nel Milan. Sì, troppa regolarità, troppa fiducia, no? Del Milan. Troppa fiducia, dici? Troppa fiducia, sì. Ma chi lo sa. Io chiuderei. A me sembra strano che comunque non ci sia stato almeno uno che abbia detto ma secondo me vince l'Inter, a sorpresa, no? Lo trovi curioso. A sorpresa, sì, è curioso. Non so, un tiro da fuori aria vado controcorrente che rimbalza in sette gambe, alla fine finisce all'incrocio. Un gol di coscia che peraltro, come tu ricordi, fece l'esimio Paganin in un derby meraviglioso. E niente, così, lo trovo molto strano. Senti, con la Lazio? Ma prima c'è il Genova. Bravo, risposta esatta. È importante, ci tiene la Coppa Italia, perché dici lui di Roma, sono abbonato alla finale di Roma, quindi insomma tu ci tieni particolarmente. Io tengo tutte le competizioni in cui c'è l'Inter, tutte. Tutte le finali, anche quelle estive, per dire. Vabbè. Ma viene anche Milano, cioè la tessera a San Siro? No, le seguo con i miei amici se posso. Bello, ci sta assolutamente. Senti Danilo, siamo quasi in chiusura, quindi ti salutiamo e ti mandiamo un grande abbraccio. Grazie anche a voi. Ciao Danilo. Ciao. Viene portato dalla nostra redazione quello che dicevamo noi, l'ha scritto FC Inter News, in realtà hanno fatto notare quello che abbiamo notato anche noi, anzi FC Inter News, scusate, ha ripreso la Gazzetta dello Sport, dicendo che i due derby vinti nella stagione 2009-2010, in quel caso lui aveva la maglia bianca, questa ragione, però in realtà non ci sono le parole di Giulio, sarebbe una sensazione, no? Non è che lui ha detto l'ho fatto per questo, quindi glielo chiederemo e così ci leviamo anche questo dubbio. Come sempre in chiusura, rubrica Momento Letterario, oggi diciamo che ancora una volta è l'anniversario della nascita di un personaggio che non si può assolutamente tralasciare, nel 1706 nasceva Benjamin Franklin. Oh però, l'ho anche citato in una puntata di internet, un inizio di trasmissione, sì. Aforismi, dunque lo vedete, eccolo in un quadro, in un'immagine rappresentato, eccolo. Anche a colori, bianco e nero, e poi a colori, e abbiamo degli aforismi, delle frasi diciamo che riassumono forse dei pensieri di Franklin. Eccoli, vediamo. Ben fatto, meglio che ben detto, tra l'altro si sposa benissimo con l'Italia del giorno d'oggi, insomma con il rapporto che abbiamo noi rispetto ovviamente all'altro lato, quello meno illuminato del naviglio. Ami la vita, allora non sciupare il tempo perché è la sostanza di cui la vita è fatta, manca un accento evidentemente, i saggi non hanno bisogno di suggerimenti, gli sciocchi non ne tengono conto, insomma questo invece è un bel pensiero. Ancora qualche messaggio? Sì, ultimi due tre messaggi e poi chiudiamo. Non abbiamo la canzone su Muhammad Ali? Sì, ce l'abbiamo tenuta per la chiusura, per la chiusura in bellezza, chiusura. Abbiamo aperto con Muhammad Ali e chiudiamo con Muhammad Ali e i suoi 70 anni e quel incontro di Kinshasa che ha anche cambiato la storia della televisione, pensate che addirittura venne fatto questo incontro alle 4 del mattino per poter essere in prime time in America, però in Africa, perché ovviamente lui aveva avuto delle difficoltà dopo quello che era accaduto, appunto la sua scelta di non prestare servizio per il Vietnam, insomma con Don Johnson che... Proseguiamo, insomma una storia interessantissima. Ciao a tutti, desideravo
Ringraziarvi per avermi chiamato oggi. Questo qua è Antonello Timo, che abbiamo chiamato ieri. Lui dice che l'Inter Club Ovunque, di cui ci parlava, è nato nel 91 e che gli piacerebbe festeggiare il ventennale con incontrandoci. Ci sarà a breve un approfondimento sui club curato da Letizia Gallucci, a cui passeremo questa email. Bene, teniamo da parte. Poi ancora, ciao a tutti, Daniele da Firenze. Volevo dire a tutti quelli che criticavano Diego Milito sostenendo che è un giocatore finito, che uno che in 3 partite consecutive segna 4 gol è un grande campione. Io ti ho sempre sostenuto, caro Diego, anche nei momenti dove la palla non entrava mai. Sei il più forte tecnicamente e tatticamente. Vai che dopo questa vittoria nel derby ci rilanciamo per lo scudetto. Un altro triplete non è impossibile. Insomma, esageriamo sul triplete, mi sembra un po' eccessivo, però non è vero che anche là ci sembra eccessivo, quindi magari hai ragione tu. Un saluto a tutta la redazione Inter Channel, siete fantastici, scrive Daliano Nesi da San Francesco. Tantissime mail, avremo modo poi di leggerle anche nella giornata insomma, non, magari non già di domani, ma... Scusa, un'ultima, che bello che è stato vedere una Gaia scocciata davanti alla conferenza di Allegri. Adoro Inter Channel, Antonella da Palermo. Non so se ti riferisci al dopo gara o... alla conferenza pre... Di Countdown? Sì, era abbastanza scocciato, l'ha fatto bene, è scocciato. Insomma, è sempre così, così retorico che, insomma, può capitare, Sicuramente. Ci salutiamo però con una canzone, abbiamo detto, anniversario cioè, compleanno di fatto di Mohamed Ali. Direi di sì. Stavo facendo tradotto. Una gaffe clamorosa. Abbiamo parlato quelle 5 volte, se ne parlava poco tempo fa su Interciane, on air. E è stato a lui anche dedicato un film, appunto. Parecchi film. Sì, ma uno in particolare, uno degli ultimi, è quello che viene stato interpretato da Will Smith, sì, che ha fatto proprio la parte. Tra l'altro ha fatto anche una cura ingrassante, ho saputo, per interpretare questo ruolo. Ha fatto pugilato per diventare, non tanto per imparare i movimenti, anche se poi ovviamente doveva scimmiottare, perché penso, però perché voleva non avere la controfigura quando era sul ring, voleva, e ha fatto pugilato perché il pugilato ti fa crescere moltissimo sui bicipiti, sulle spalle. Lui ha fatto tante, tante ore di lezione per poter assumere quella forma fisica, per diventare come lui, e ha preso un sacco di carboidrati, mangi un sacco di pasta asciutta, fai un sacco di allenamento, ti ingrossi, cos'è, così. Alicia Keys e Kelly hanno curato la colonna sonora di questo film, di questo di fatto lungometraggio basato proprio sulla storia di Mohamed Ali. Allora noi ci ascoltiamo The World's Greatest, quindi il più grande del mondo, dedicato proprio a Mohamed Ali. Con questo ci salutiamo. Vi lasciamo con una frase di Mohamed Ali: non è sbagliato cadere né sul ring né nella vita, è sbagliato non rialzarsi. Vale anche per l'Inter. Ciao a tutti. Ciao.